il mio cuoco siciliano di bagheria. Buongiorno Antonella. Ha sempre bisogno della scena, lo ha sempre bisogno della scena, deve ballare, ma meno male che c'è, perché mette allegria. Lui è quello che quando ti apre la porta di casa tu entri volentieri, perché dici vabbè, se tanto mi dà tanto chissà cosa trovo. Lo vorrebbero tutti sul comodino. Lo vorrebbero tutti sul comodino. Bello comodo. Allora, ma che meraviglia che facciamo oggi. Guarda, facciamo un couscous di pesce. Couscous, o come si dice nella zona del Trapanese, un couscous. Quindi un couscous. Unito, couscous di perché pesce. Perché così sì, abbreviamo. Esatto, couscous, siamo veloci. Allora, che cosa serve? Abbiamo bisogno di sostanzialmente di la ghiotta, la zuppa, dobbiamo fare la zuppa. Okay. Quindi la scelta dei pesci da zuppa, quelli insomma che troviamo, il couscous e la zuppa di pesce, nasce proprio dall'utilizzo dei pesci poveri. Quindi non c'è bisogno di andare a comprare cernie giganti costose, ma utilizzate il pesce semplice che c'è a disposizione. Iniziamo proprio da questa, facendo una bella zuppa con un soffritto di cipolla. Ecco, la zuppa è veramente una preparazione diciamo semplice, però richiede quelle attenzioni della cottura. E noi siamo qua per esatto, questo che dobbiamo vediamo fare. Vediamo nel dettaglio. Cipolla. Cipolla che abbiamo a disposizione, abbiamo l'aglio, delle erbe aromatiche. Quindi iniziamo con l'olio. Ora non me ne vorranno i miei corregionali, ma noi utilizziamo un couscous precotto, così diamo la possibilità alla gente anche a casa, perché questo qui si cucina veramente in fretta, farlo, perché il couscous è un rito, ci vuole veramente ecco, un po' no, di tempo. Chi vuole lo fa ed è un rito anche ecco appunto che si può fare insieme, no? Sì. Riprendendo il discorso di Pizza Out eccetera, però se no abbiamo voglia di mangiarlo prendiamo anche quello precotto. Esatto, ecco. L'abbiamo fatto l'anno scorso di carne, quindi certo, via voi lo può. No, lo mettiamo finocchietto. I gambi, in questo caso mettiamo proprio i gambi del finocchietto, la cipolla, Nico, ma il track out, come l'abbiamo chiamato, l'auto... Pizza autobus. Pizza bellissima. Autobus, che mi piace da morire, pizza autobus. Andrà anche in Sicilia, immagino. Beh, noi siamo pronti. Ho già detto che noi siamo pronti come scuola, perché ho detto che siamo la scuola, più grande che abbiamo, Pietro Piazza, quindi siamo pronti da... Molte famiglie ci hanno scritto. Abbiamo due insegnanti di scuola alberghiera nel Piacentino, cioè il professor Persegani. Per i ragazzi speciali facciamo veramente tanto. Sì, è vero. Quindi... è vero, è vero. Ok, mentre il nostro soffitto quindi deve rosolare bene, qui abbiamo qualche pomodorino, sai quei pomodorini un po' ammaccatelli che avanzano, quindi mettiamo veramente, quando si dice tutto fa brodo, tutto fa zuppa, va bene. È vero, tutto fa brodo, non è che lo si dice a caso. Quindi lì mettiamo un po' tutti gli scarti del pesce, sì, no? I ritagli. Quando, anche se chiediamo al pescivendolo di farlo per noi, facciamoci sfilettare il pesce e ci facciamo tenere da parte tutte le lische, le parature, che sono quelle che daranno poi il gusto. Sì, io dico sempre fatevi sfilettare il pesce se non sapete sfilettarlo. Esatto. Perché se no metà lo buttate. Sì, capito? Certo. Ad esempio, personalmente, io che non amo pulire il pesce, lo faccio pulire perché se no... Certo, la zuppa uno lo spreca, però la zuppa ne ringrazia, vero, perché poi tutto va a finire da te. È vero, quindi lasciamo facciamo rosolare bene. Sì, facciamo rosolare bene tutto, perché è da qui che si estrae tutto il gusto della nostra zuppa, o come viene chiamata in Sicilia, aghiotta. Aghiotta. Aghiotta di pesce, aghiotta. La zuppa di pesce. Facciamo rosolare, bagniamo con il vino, un po' di vino ce lo mettiamo sempre, che con il vino non guasta mai. Eccolo qua. No, grazie Alfio, mi serve per... appoggiare un cuppino. You understand? Cuppino? Questo oggi? È cuppino. Yes. Questo è cuppino. Cuppino. Questa è lezione di siciliano, capito? Understand. Poi utilizziamo il concentrato di pomodoro, che è un grande saltatore di gusto. Mettiamo qua, dà anche il colore. Tutto fa bene, lo dice sempre Evelina. A proposito di pomodoro, no? Il pomodoro poi è l'ingrediente principale della pizza, no? Nico, essendo il pomodoro l'ingrediente della pizza, tuo figlio Leo ad esempio ha una pizza in particolare preferita, o comunque la pizza vostra di Pizza Out che vi caratterizza di più, a parte appunto l'articolo 1? Noi facciamo delle pizze molto particolari. Mio figlio, che ha dei gusti semplici, ama la Regina Margherita, che è una margherita con sul pomodorino pacchino fresco, semplice e meravigliosa. Quella che va di più, quella che... Una pizza che va tantissimo è la pizza DPCM, che dedicammo durante la pandemia a quei momenti drammatici, che è fatta con la scamorza bianca, la bologna, la granella di pistacchi, una spruzzatina di limone e di olio evo. Perfetto, hai visto. Spettacolo. Tra l'altro davvero hai citato il Covid, che poteva essere un momento per voi drammatico, invece poi...
per fortuna tutto ha ricominciato. I pizza autobus li abbiamo inventati proprio durante il Covid, perché certo, i ristoranti erano chiusi, i ragazzi non potevano lavorare e noi inventammo questo claim: invece di portarvi a casa la pizza al domicilio portiamo tutta la pizzeria, e col pizza autobus cucinavamo sotto i palazzi e consegnavamo la pizza freschissima. Vedi, bravi. Comunque tutto parte da te un po', queste idee qui com'è che ti... cioè di notte, delle sogni? Io la notte dormo poco. Ah ecco, vedi. Infatti mia moglie non è contenta. Immagino, però è contenta perché poi se quella cosa lì produce tutte queste idee, ma meno male che dormi poco. Infatti, comunque è vero che la notte porta consiglio, a me le idee migliori mi vengono di notte. Quindi è fondamentale. Però a pancia piena. A pancia piena, sì. No, se digiuno faccio fatica. Se digiuno faccio fatica. Qua cosa abbiamo aggiunto? Allora, abbiamo concentrato i pelati schiacciati, abbiamo aggiunto l'acqua, poi mettiamo del sale, del pepe, un po' di peperoncino e facciamo cucinare, sobbollire. È importante che ci deve essere un'ebollizione moderata, non eccessiva. Sobbollire per circa 40 minuti. Cosa metti adesso? Un po' di peperoncino. Un po' di peperoncino. Ci vuole, certo. No, però non diciamola proprio tutta la ricetta. Che significa, scusa? Ma la gente la deve fare a casa. Ci scrivono in tantissimi, sono contenti. Dopo 40 minuti di cottura diventa così. Diventa così. 40. Il colore, vedi il colore diverso? Che questo è il pomodoro crudo, questo abbiamo una zuppa da pomodoro cotto. Ok. E questa è la nostra preparazione. Quanto ho detto dopo quanto? 40 minuti. 40 minuti. Il profumo intenso di zuppa di pesce. Naturalmente adesso noi la filtriamo, quindi abbiamo tre pentole, quella della cottura, questo già cotto, e poi naturalmente siccome qua ci sono tutte le lische, i pezzi di la nostra zuppetta, la filtriamo. Ecco, con questo... con questa zuppa, che io l'ho già pesata, andiamo ad abbevirare, ovvero innaffiare, il nostro couscous. Allora, questo lo puoi portare via. Sì. Bravo, Affi. E poi continua a filtrare questo. Esatto, e poi continua. Un po' alla volta, e poi con... Fai questo lavoro qua, guarda, col cucchiaio fa questo lavoro. Sono bravissimo. Sì, vediamo. Tu sei cintura nera di questo lavoro qua. Tu sei cintura nera di tutto. Lo faceva l'elemento. Ogni tanto lo svuoti, perché altrimenti si ottura, e vai avanti. E vai avanti. Bravo. Bene? Allora, vediamo cosa fa. È stato bello conoscervi. Sì. Adesso ci occupiamo del couscous. Questo couscous, che ricordiamo esiste anche di cereali alternativi, quindi per chi non mangia il glutine può utilizzarlo di riso, in questo caso è di grano. Esatto. Poi mettiamo, quindi il couscous sono 250 grammi. Abbiamo la granella di mandorla che abbiamo tostato. Nella tradizione trapanese si utilizza tantissimo la mandorla nel pesto, appunto. Beh, nel le couscous. Mandorle si utilizzano precisamente, non poi in Sicilia. Il peperoncino. Peperoncino. La cannella. Ok. Che è proprio tipica del couscous alla trapanese. Poi mi piace mettere un po' di cipolla cruda, ma veramente tagliata finemente, perché in quello tradizionale va messa, ma quello tradizionale poi cucina circa un'ora e mezza a vapore. Quindi invece questo lo lasciamo, veloce, sì. Quindi mettiamo giusto una punta di cipolla tritata veramente finemente. Senti, l'Out Academy che cos'è invece, Nico? Noi abbiamo fatto un accordo proprio con una scuola che si occupa di formazione legata alla cucina, e l'Out Academy insegna a scuola ai ragazzi il lavoro che faranno al ristorante da Pizza Out. Quindi specifica con i nostri forni che sono molto particolari, con le nostre attrezzature, con i nostri tavoli. Il ristorante è studiato in maniera molto particolare per essere facilitante per i ragazzi, sicuro e confortevole. È vero, perché non è... Per esempio, i ragazzi autistici non amano i rumori molto forti, quindi il nostro ristorante ha un'insonorizzazione straordinaria. Oppure noi abbiamo i forni a tunnel, perché i ragazzi fanno fatica a gestire la pizza una volta che è dentro il forno. Invece con i forni a tunnel escono da soli. Questo rende i ragazzi completamente autonomi. Io ho solo pizzaioli autistici. Bravo. Ma guarda che è una cosa interessante, io sto ascoltandoti, non ti interrompevo, perché era una cosa che non immaginavo, no? Quindi bisogna conoscere come nel tuo caso a fondo il problema, perché sennò poi rischi di fare una cosa che non è fruibile. Ti faccio un altro esempio, Antonella, i nostri tavoli sono tutti 80x80, ma a 60 cm hanno una linea rossa che identifica una comfort zone in cui i ragazzi lavorano anche sul tavolo. E poi nessuno si siede mai a capotavola, perché il ragazzo si presenta lì, si presenta, dice chi è e espone i piatti o le pizze di quel giorno. Quindi il capotavolo è loro quando arriva. Il capotavolo è dei ragazzi. Ma che bella storia, vedi? Guardate quante cose oggi stiamo imparando. Io non immaginavo, Angela. Assolutamente sì, vabbè, la sua storia io la conoscevo, ma ascoltarlo è un'altra cosa. Sai che cosa però dimostra tutto questo? Che
noi lo stiamo chiamando sogno, ma in realtà è una cosa possibile. Cioè, quello che loro stanno raccontando è che volendo questa cosa può diventare normalità. Ci dicevamo prima con Nico, prima di entrare, il mio sogno, mi ha detto, sarebbe che questa cosa non fosse più una cosa speciale, ma fosse normale, fosse esatto, la normalità. E loro dimostrano che si può fare, volendo si fa. Si può fare ad esempio nel caso della ristorazione, ma si può fare magari in tanti altri lavori. In tantissimi altri questo lavori. Questo che è importante, ci vuole qualcuno che si occupi magari anche degli altri lavori. Da te possono, come dire, diramare altri imprenditori che invece hanno esperienza di questo tipo e che ti possono dare una mano magari non sulle pizzerie ma su altre cose. E l'altra cosa, Antonella, è che loro hanno dimostrato che non è una roba sociale solamente, ma è una roba imprenditorialmente valida. Certo, cioè, produce utili. Noi abbiamo due ristoranti, un ristorante ha 350 coperti e l'altro 220. Ammazza. E sono sold out per mesi. Quanti ragazzi lavorano? 250 coperti? No, 41 fra ragazzi in cucina e ragazzi in sala. 41 ragazzi autistici e anche 5 ragazzi, diciamo, neurotipici. Una delle cose più divertenti è che i ragazzi autistici, 41 autistici, hanno iniziato a chiamare i 5 normali la minoranza etnica. È vero, stavo dicendolo anch'io, sono una minoranza. È bellissimo. E quindi hanno ragione. Hanno ragione. Allora, intanto noi siamo andati avanti, sì, guardate, abbiamo filtrato la zuppa, ci abbiamo messo dentro un po' di pesce, un po' di quel pesce ancora. Li dai. Guarda, mettiamo un e po' poi di abbiamo pesce. Fritto dei calamari, perché dei calamari. Nella tradizione trapanese, non in tutte, ma a me piace molto, abbinare poi il pesce fritto sul couscous. Sembra una cosa strana, no? Una cosa fritta su un qualcosa di brodoso, ma si fa. Si fanno con la carne, si aggiunge il cavolfiore, si fa col pesce, col calamaro fritto. Messi al fiù, grazie. Grazie Alfio. Poi aggiungiamo anche la polvere di mandorle. La polvere di mandorle. Mi piace molto, sì. Ok, aggiungiamo perché le mandorle sono tipiche, no? Sì, bravissimo. Gigi. Il prezzemolo. Il prezzemolo. E siamo pronti? Sì. Puoi scolare, Alfio, belli croccanti. Puoi scolare belli croccanti. Sì. Abbiamo messo, prima mentre chiacchieravamo, sì, vedete il couscous. Il couscous. Che intanto ha preso il sugo. E quindi è diventato perfetto, adesso lo possiamo già sgranare. Anche molto gustoso, quindi lo stesso peso di couscous e di semola che abbiamo aggiunto di brodo. Di brodo. Ha preso il colore della zuppa di pesce. Ecco qua. Che meraviglia. Dai vicino, copiato. Teoricamente questa operazione si dice scocciare. Quindi, scocciare. Non nel senso che scoccia, che uno si annoia, nel senso che viene aperto così, ok. Profumatissimo, la cannella è proprio la sua. È un piatto che può essere preparato in anticipo, può essere poi rigenerato oppure preparato veramente al momento, perché è molto... Ci facciamo qua un bello pittoso buco che e andiamo a mettere oggi veramente sale, sale Alfio. Fabio Potenzano ci illumina con la lingua siciliana. Qua il allora, pesce. Pesce, vedete, adesso qua ne abbiamo messo una parte perché dovevamo preparare un piatto, ma potevamo metterlo tutto. Alfio, hai messo un po' di sale sui calamari? Sì, sì, ce l'ho messi. Bravo. Tu sei sicuro? Ce l'ho messo. Cioè. Poi mettiamo un po' di polvere di mandorle. Polvere di mandorle, così gli dà anche il calamaro fritto. E poi il calamaro fritto. In questo modo lo mettiamo sopra, così. Bello. E la zuppa la mettiamo a parte, abbiamo una bella zuppiera. Per cui tutta la zuppa, poi se uno volesse... Sì, perché c'è chi lo preferisce brodoso, c'è chi lo preferisce asciutto. Esatto, c'è chi lo preferisce asciutto e c'è chi lo preferisce così. Esatto.